Presidente Marco Marsili, oggi una giornata speciale per l'Aquila in ricordo delle vittime del terremoto, ma anche con una prospettiva futura per quello che si sta per inaugurare qui. Il in modo migliore di celebrare e di onorare anche le vittime di quella tragedia, la sofferenza degli aquilani e di tutti i cittadini che hanno subito le conseguenze del terremoto, quello di mostrare oggi con la presenza di due ministri della Repubblica qui a San Basilio, l'auditorium, con l'Università, l'apertura della scuola. Del primo, del primo anno della scuola di, nazionale di formazione della pubblica amministrazione che farà dell'Aquila un centro propulsivo e eh, questo avviene mentre si stanno facendo analoghe attività per portare qui la scuola nazionale dei vigili del fuoco, il servizio civile universale, un centro che mh, mh, sarà il centro di migliaia di persone che verranno anche da fuori e da tutta Italia per venire qui a a istruirsi, a formarsi su materie su cui l'Aquila ha purtroppo dovuto maturare un'esperienza eccezionale e credo che questa sia la strada giusta, peraltro oggi, nelle prossime ore arriverà il Capo del Governo, il Presidente del Senato io sto per andare a ricevere anche il Ministro Locatelli che è già da ieri qui ieri c'era la Ministra Casellati una attenzione non comune non usuale, io credo davvero imparagonabile dell'attuale governo verso la città dell'aquila eh, dimostrata con i fatti uno dei primi atti di questo governo è stata l'elaborazione e la, l'approvazione di un decreto legge sulla ricostruzione grazie al quale abbiamo potuto inserire questioni che erano anni che chiedevamo al parlamento di affrontare e di risolvere compresa a partire dalla stabilizzazione dei precari degli uffici della ricostruzione centinaia di posti di lavoro messi in sicurezza e la scorsa settimana il CIPES finalmente 50 milioni destinati alle scuole che è una delle grandi ferite ancora aperte della ricostruzione e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per dare finalmente diciamo, l'accelerata la svolta definitiva alla chiusura di questo processo Grazie, buon lavoro. Grazie a voi